Buonasera, grazie a tutti per dare un po' del vostro prezioso tempo per un dibattito politico. È un'ottima cosa, secondo me, e recuperare la partecipazione è fondamentale per tutti. Il professore mi chiede se c'è un'alternativa. Beh, ovviamente sì, dal mio punto di vista l'alternativa c'è. Soprattutto se, quando è che diventa pressante trovare un'alternativa? Quando la realtà non ci soddisfa. E io penso che l'attuale realtà dell'Europa sia largamente insoddisfacente. Certo, se uno dice sono stati 50 anni senza guerre, meno male, però è stata l'Europa unita o è stata la NATO a regalarci 50 anni senza guerre? Ma quando l'Europa, invece di essere l'Unione Europea, era ancora la Comunità Europea, fra europei ci volevamo più bene o meno bene? Quando c'era questa Comunità Europea, era possibile che un capo di Stato tedesco andasse in visita in Grecia festeggiato dalla folla, con un affetto che c'era fra il comune sentire europeo? Adesso probabilmente il capo di Stato tedesco deve andare in Grecia con un battaglione che lo protegge. Cosa abbiamo sbagliato? Cos'è successo nel momento in cui noi siamo passati da questa Comunità Europea a questa Unione Europea, che ha fatto andare molto male alcune cose per alcuni e molto bene per altri? Perché, come ha detto l'onorevole Toia, abbiamo visto una divergenza. Ci avevano raccontato che questa Europa avrebbe dovuto costruirsi su una convergenza dove ci sarebbero stati solo i vantaggi, invece purtroppo per l'Italia in 20 anni, negli ultimi 20 anni, la crescita è stata zero. Abbiamo buttato via 20 anni. Ma la vita è breve, Poi uno, per carità, il tempo trascolora. Ma non è questa la vera normalità in cui noi dovremmo stare. La vera normalità non è un paese o uno Stato come il nostro basato sulla precarietà, basato sul pensiero che domani sarà peggio di oggi, basato sull'aggrapparsi sulle poche ricchezze che abbiamo per evitare di farcele portar via da tasse sempre più alte, da pretese sempre più incredibili. Io mi ricordo quando da ragazzino qua a Milano, colmo di speranze, avevo trovato lavoro in borsa, era l'89, con il diploma di liceo scientifico, facendo poi l'università qui in Cattolica, e c'era la certezza che il futuro sarebbe stato meglio del presente. C'era famiglie modeste come quella da cui vengo io, in cui mio padre, da impiegato, lavorava alla Pirelli, non aveva problemi nel pianificare il futuro per la sua famiglia, con un mutuo, sapendo che la sua carriera, seppur ordinata, aveva delle speranze di miglioramento. Invece cos'è successo quando noi, questa comunità che così andava bene, è diventata l'Unione Europea? Dal mio punto di vista, per come vedo io l'analisi, abbiamo fatto il grave errore di mettere la cassa in condominio. Finché abbiamo la villetta a schiera, andiamo tutti d'accordo. Quando mettiamo il condominio, iniziano le liti. E mettere il denaro in condominio, quindi prendere una moneta unica, fare una banca centrale unica, non consentire gli aggiustamenti del cambio, che sono la cosa più naturale del mondo fra diverse economie, ha portato che la violenza dei cambiamenti si scaricasse sui salari. Se non si aggiusta il cambio, si aggiusta il costo del lavoro. E quindi tutte le riforme sono state congegnate in modo tale da sacrificare il cittadino
in nome della stabilità della moneta. Anche l'illustre senatore Monti, quando è arrivato e ha preso il potere, ha fatto una cosa efficacissima dal punto di vista dell'economia. C'era uno sbilancio clamoroso, perché a causa della moneta troppo forte noi importavamo troppi beni e quindi eravamo in deficit di bilancia commerciale, perché se io importo più roba di quella che esporto significa che vado in deficit di saldo commerciale e qualcuno lo deve finanziare questo deficit, e si faceva a debito. Purtroppo è una maniera che non dura di finanziare la propria economia, a meno di non essere gli Stati Uniti. E allora che cosa ha fatto per sanare questo squilibrio? Ha distrutto la domanda interna, vale a dire ha alzato le tasse, ha tagliato le spese. Il risultato è che noi abbiamo avuto 12 trimestri di recessione. Questi 12 trimestri di recessione ci hanno impedito, perché non si spendeva più, ve lo ricordate cosa succedeva dopo il 2011? Non si spendeva più, c'era la crisi, non si spendeva più, e allora a quel punto si importava di meno. Importando di meno, improvvisamente il saldo commerciale è tornato in attivo. Questo è quello che ci viene spesso richiesto, fare degli aggiustamenti sulla pelle della gente per mantenere un sistema sbagliato. È stato chiesto alla Grecia, poi ci si è pentiti. Abbiamo ecceduto con l'austerità, ha detto Juncker. E intanto però abbiamo distrutto la vita di un popolo che magari aveva il diritto di poter proseguire come meglio credeva la sua scelta di vita, perché non tutti dobbiamo diventare tedeschi. Il sistema attuale è un sistema che o si diventa tedeschi o altrimenti bisogna inventare dei sistemi di aggiustamento, che quindi non sono più la moneta, in modo tale da adeguarsi, e non importa quanto dolorosi siano. Bene, io penso che ci sia un'altra possibilità. Se vogliamo mantenere lo schema attuale dell'Europa, l'unica possibilità che io vedo è un modello di tipo giapponese. E per modello giapponese intendo una banca centrale che finanzia monetizzando investimenti pubblici in modo tale da mettere in circolazione denaro e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il rischio di inflazione non lo vedo, perché mi sembra che l'ultimo dei problemi che abbia in questo momento l'Europa o anche tutto sommato il mondo occidentale sia l'inflazione. E allora nel qual caso, pur essendo una società matura che quindi non cresce forzatamente, si riesce a trovare un modus vivendi. Altrimenti, se non vogliamo abbracciare questo sistema, l'Europa dell'austerità, l'Europa delle tasse, l'Europa dei sacrifici, non porterà mai ai risultati. Alla fine dei sacrifici non ci sarà mai il premio, come non c'è stato dopo i sacrifici che abbiamo fatto. Per cui, dal mio punto di vista, è possibile dare un'altra impostazione. Certo, bisogna convincere tanta gente, e pensiamo di avere la forza di farlo.